Un po' spio. Un po' spio. Ciao Ryan. Siamo in live, siamo in live. Ho mutato, mutato adesso. Oh, bella Zac. Bella pidonadiale. Infatti. Ciao microfono. Sto abbastanza da merda. Ciao Gabriele, ciao Horror, ciao Datolo. E no, in forma proprio per un cazzo, direi. Esatto. E sono brillantissimo, sono brillante. Stamattina avevo 38, poi non me la sono più provata. Devo dire che stanotte ho avuto una sinusite allucinante, ma mi è passata. Mi è incredibilmente passata, non ho neanche più mal di gola. Però sto the merda, sto veramente the merda. Psycho Steiner. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Vi do un saluto generale. Non so se è virale anche qua. No. Nessuna suppostina e sto abbastanza da morire. Allora, di che cosa ci occupiamo? E di che cosa stiamo. Non ricordo nulla. Ok. Steins Gate, no, 8 ore. Siamo qui per non mollare, per non. Tra l'altro interessante, Metaphysics Necrosis. Necrosi della metafisica? Necrosi metafisica? Che cosa vi volevo dire? Me ne andavo a braccetto ad un bell'argomento? Ah no, dicevo, non molliamo, non molliamo, stiamo qui per fare una live perché non mi va di lasciare la cosa sospesa e non mi va assolutamente di tirarla in lungo per l'eternità. Come già vi dicevo in precedenza, quando uscirà Death Stranding, faremo anche la live del martedì, ma sarà un extra, non entrerà in una programmazione ufficiale. Sarà così finché avremo questi due benedetti giochi in contemporanea, faremo 2 giorni uno, 2 giorni l'altro. Io vedo che siamo al capitolo 6, sto sudando. È pesissimo. Raffreddatissimo. Ciao ragazzi, ciao a tutti intanto. Sto calpestando roba, Dio. Ok. Andiamo a Metaphysics Recrosis. Gex. No, ma non sto mica male. Cioè, sì, esatto. La sudarella febbrile, è proprio quella. Ciao Sellanix. Sto di merda, ragazzi. Non so, cioè, io vi giuro, sono una persona che non si ammala mai, sono io, ma oh, quest'anno, porca zozza, vabbè. Dario, vedi. Aspetta, oddio, sto già smoccolando. Che brutta situazione. Vabbè, niente di grave. Ci siamo. Allora, adesso, scherzi a parte. Abbiamo. No, no, oddio, no, non voglio fare cattiva. Cioè, ognuno deve fare i vaccini influenzali che vuole. Io però non li ho mai fatti, quindi mi sento figo. Ok, discorso da imbecille totale. I fiori di Pensa a te, Federico, non lo sapevo. Ragazzi, allora, abbiamo visto tutti che cosa è successo ieri. Ieri è stata una puntata veramente intensa. Da quello che ho capito, dalla sensazione che ho avuto, così, da Kito, ma in realtà ripartiamo subito. Non è che noi adesso seguiamo la memoria di Rintaro un po' stile Soma? Cioè, noi stiamo noi player e noi soggettiva del giocatore, stiamo per abbandonare il Rintaro, tra l'altro colpito anche da un proiettile a quanto pare, e siamo per andare in quell'ora o due, non mi ricordo, nel passato. La cosa inizia a diventare interessante. Load this data? Ok. Eh sì, insomma, un giorno lo rigiocherò, un giorno lo riporto, perché è stato un grande gioco. Dove mi trovo? Si chiede il nostro protagonista. Chi sono? Non riesco a vedere, riesco malapena a pensare. Un terribile screech riempie la mia testa, come il feedback da uno speaker gigantesco. Ai. E penetra nel mio cervello come centinaia di aghi, no? Dietro gli occhi. Un po' lo capisco. Un po' una sinusite.
Non pensavo che il cervello, no? Facesse male. Beh? O cabe? E c'è di più. Beh, un brivido di piacere oltre il dolore. Beneath, al di sotto del dolore. È un terribile itching, like my body's on fire. Ah, si sta ricostruendo. Che succede? Ok, un mal di testa terrificante. Vorrei mangiare la mia materia grigia. L'assalto al mio cervello mi sta facendo impazzire. Chi sono io? Cosa c'è che non va, Okabe? I ricordi adesso si paleseranno, eh? Improvvisamente i pezzi del mondo si riformano, no? Il mondo andato in pezzi si ricompone e riprendo i sensi. Sono nel laboratorio di fronte al Phonewave, con il cellulare al mio orecchio. No, 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 aspetta, non è il Phonewave, è la Time Leap Machine adesso. Faccio fatica a respirare. Datemi dell'ossigeno. Sento un groan che viene dalla mia stessa gola. Fatica come se faticasse a parlare. Chiudo la bocca, prendo un bel respiro. Non riesce a fonare. Brucia la gola. Resisto all'urgenza di tossire. Continuo a respirare. Lago di sudore. Gocce annoianti. Provo a toglierle con la mano, insomma, ce la fo un po' alla volta. Qualcosa non va. È come se il mio corpo e la mia mente non fossero totalmente in sincrono uno con l'altra. Come se non fosse davvero il mio corpo. Peso. Come se i miei nervi non stessero comunicando in modo appropriato con le mie estremità. Provo a blinkare lentamente. Potrebbe essere solo la mia immaginazione. Potrebbe essere solo stanchezza. È molto che non dormo. Provo a muovere ancora la mia mano. Non c'è disconnessione questa volta. Questo è il mio corpo. Okabe, mi ascolti? Una voce familiare. Una gran bonazza. Emma Kise Kurisu. I turn around slowly. Kurisu è qui. E mi guarda, perplessa. Cos'erano tutte quelle urla? Di che cosa cacchio sta parlando? Sei malato? Insomma. Provo a rispondere, ma la voce non funziona. E ancora più bewildered, mi schiarisco la gola tante volte. No, no, tutto ok. E allora dai, su. Andiamo a fare shopping? Andiamo a fare shopping. Quanto cazzo siamo andati dietro? Pesissimo. Shopping? Per cosa? Cerco nei miei ricordi. E insomma, appare nella mia mente come delle lampadine che esplodono, no? Un'immagine. E immagino. Gli esseri umani sono cose effimere, sono esseri effimeri. Ma io temporal qui lo traduco così. But now you're fine. Una pioggia di ricordi. Peso. Eh sì. Eh sì, eh sì. Sta funzionando. Questo è il momento. Topico. Peso, 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 peso. Ora ricordo. Ho usato la Time Leap Machine. Ricorderai il futuro, certo che sì, lo sappiamo. Ma mi interessa il fatto che il gioco ci ha fatto viaggiare con i ricordi.
E lo Cab del futuro è un vecchio Simon, in questo senso, per chi si ricorda Soma. Chissà poi se questa cosa verrà. Staremo a vedere. Abbiamo moltiplicato le world line, esiste una world line dove Okabe e Kurisu si stanno prendendo dei proiettili, sta continuando così, e qui invece siamo a porre rimedio, ma a porre rimedio a nulla. Cioè, almeno che una world line vada bene, ma quella world line non la tocchiamo, oppure tutto si sta riaggiustando. E abbiamo una seconda chance in questo senso. Esseri temporali, eh? Ok. Eh sì, è diverso, sì. Dove mi trovo? Prendo le sue spalle e la avvicino a me. Che tempo è? Che mese? Che giorno? Ah, fa male, eh. Date una calmata. Shopping. Ma ti pare che andiamo a fare shopping? Ma ti rendi conto? Di che cacchio di giro a fare shopping sta parlando? Di quello che avete fatto quando Suzua, se siamo capiti. Penso almeno sia quello. Darue si siede al computer e ci guarda con occhi spalancati. Che giorno è? Che tempo è? È il 13. Sono passate le 5 da un po'. Il 13. Eccolo qua. Ha funzionato. Sono riuscito a fare un time leap in mezzo a tutto quel caos. E davvero i miei ricordi hanno viaggiato nel tempo. Quindi ho lippato nel mio sé passato. Nel mio stesso passato. C'è una chance che fosse tutto un sogno. A pensarci bene non sembrava reale, eh? I commandos che entrano al laboratorio, insomma, quella gente armata. Come qualcosa da un film di Hollywood. Ma la vista di Mayuri, rotta e sanguinante, brucia e marchiata a fuoco nei miei occhi. Ricordo l'odore del sangue, il suono dei colpi di pistola, il peso del headgear sulla mia testa. Il dolore del proiettile che mi trapassa il braccio. E Kurisu che urla. E Suzua che combatte per difenderci. E mi ricordo tutto vividamente. Tocco il mio braccio, ma non ci sono buchi di proiettili. Non c'è dolore neppure. Era tutto un sogno? Non lo so, dai che lo sai. I've never time leaped before. In effetti. I can only hope that it was a dream. A future like that is too much to bear. Vecchio, hai fatto il time leap proprio per non avere questo genere di reazione, ma. Fare qualcosa. I recall my very last moments and my eyes fill with tears. Immagino, ci può stare. Force the tide of emotion back. Dov'è Mayuri? Guardo in giro per il laboratorio. Ci sono Kurisu e Daru. Ma non trovo Mayuri. Dov'è Ma io arrivo dove? Mayuri? È andata dicendo che andava da Ruka, non stavi ascoltando? È vero, quindi non siamo indietro come dicevo prima. Mayuri è andata a pregare Oryukako di vestire i suoi costumi. E non ritornerà. Ah no, finché non è ora del party. Sì. Mi ha beccato giusto. Che cacchio faccio? A cosa credo? Era un sogno, non era un sogno? O era reale? Era reale. E se era un sogno? Non mi devo preoccupare di nulla, ma non era un sogno. E se era reale, è meglio che ti dai una mossa. Eh sì. Hai. You. I take a deep breath. Deve essere stato un sogno. Non dire così, Rintaro, non essere scemo. Non è possibile che qualcosa del genere possa davvero essere accaduto. E invece, era un incubo generato dall'ansia. Tutto qui. Non c'è altra spiegazione logica. Non dire stronzate, per favore. E disperatamente persuado me stesso che è così. Adesso abbiamo bisogno di un experimento, un crucis, di qualcosa che ci dimostri che non era un sogno. Little do I know that I will soon regret my foolishness. Cosa dovevo fare? Cosa dovevo fare? Dovevo chiamare. Dovevo chiamare. E come facevo a sapere che dovevo chiamare? Ah, potevo chiamare Mayuri, ma pensa, è che sono così disabituato ad usare questa cosa che non ci ho proprio pensato. No, presto mi pentirò della mia sciocchezza.
Kurisu va da sola, rimango al laboratorio con Daru aspettando che Mayuri ritorni. Era una cosa per il true ending. Ma dai, davvero? Ok. In effetti io non lo faccio mai. Questa è una cosa molto sbagliata. Giusto così. Possono fare molte più cose. Ragazzi, non c'è un interagibile neanche a pagare. Ma vabbè. Ok, è tornata Mayuri. Un sorriso innocente. Mayuri è viva. E niente le succederà. Mi stavo preoccupando per nulla. E quando arriverà Suzua, inizieremo il nostro incontro. Oh, Karim. Ho chiamato Feris e Ryuka, ma non sono potute venire, come sappiamo. Ho già sentito queste parole. Déjà vu, a trick of the mind. Esattamente. Vabbè, sappiamo cos'è un déjà vu. Ok, dai, un déjà vu. Ok. Suko. Hanno delle cose da fare? Dice, ripetendo parole già dette. Feris-san al torneo di Reinet. Shimatta! Daru ridice cose già dette. Eruka è imbarazzata per qualche ragione. già. Esattamente come il sogno. Non ho mai ricordato un sogno in modo così vivido. Ricordo ogni parola che è stata detta. Non l'hai ancora convinta? Cuteness is justice. Sentite la musichina, come riparte. Adesso c'è tutta la gang di Kurisu. Anche tu sei cute. È peso. Già sappiamo. Esattamente come Rintaro, ci ricordiamo tutto, no? Chiaro, ma se non lo fai in pubblico, insomma. Il demone del cosplay. Da dove viene la tua uniforme? Sai, la scuola, la baza, bla bla bla. Oh, degli uniformi. Rintaro, che fai? Il photoshoot. Buono sapersi che sei sempre un pervertito, Ashida. Rintaro? Chiaro. It's ok. Si era un detto popolare, solo un solo panties, quindi non è imbarazzante. Japan is over. Me la ricordavo sta frase. Ok, anche questo corrisponde. L'atmosfera, mi ricordo anche questo, dice Rintaro. Mi sento come se stessi impazzendo. Adesso inizia il bisticcio, eh? Esatto. Ti ho fatto qualcosa. Te lo stai inventando, lo so. Oh, Karin, Mayuri in lacrime perché non vuole che queste combattano, lo sappiamo. Dovrei ascoltare la sua preghiera come ho fatto nel sogno? Sapendo che non posso fermare lo scontro, dovrei invece lasciare così Mayuri? Non riesco a muovere un muscolo. Mayuri vuole che vadano d'accordo. E tutto ritorna. Esatto. Sì. Non entra in testa quello che vede sullo schermo. Mayuri è seduta di fianco a me e sta pelando una banana e inizia a mangiarla.
Ehi, Ocarin. Sì, è stato un sacco di vita qui nelle ultime settimane, tutti i discorsi che ricordiamo. Stop it. Grazie, grazie Rintaro, ti prego, ritorna in te. Sono il Seiryu, il drago blu e il biacco, la tigre bianca, due delle quattro venerabili belve della mitologia giappo. Figo. Eh sì, si deve ripetere, in questo caso sì. Perché dice le stesse cose di quel terribile sogno, Rintaro? Era un sogno, deve essere stato un sogno. It's fun. Ma Yuri non si accorge che non ho risposto. È un po' affollata la faccenda. Le sedie. Dobbiamo comprare delle sedie, i soldi per comprare le sedie. Ho paura per qualche ragione di guardare Mayuri in faccia. Potresti usare un po' del mio salario. Abbiamo il nuovo microwave, abbiamo bisogno. E se no il juicy chicken number one. Va tutto bene, qui iniziamo a differenziare. Non so perché tu stia così bene. Non è niente. Ti senti malato, hai bisogno di riposarti, forse. Ti vuoi riposare? Puoi farlo, no? Appoggiandoti su di me. Non sono... Ah, la notizia, pesissimo. Pesì, ma stanno arrivando, tra l'altro, stanno arrivando. Però Suzua uscirà. Ecco la televisione. Un bollettino urgente, lo sappiamo. Terroristi, lo sappiamo. Allarme bomba. Come fare Mayushi ad andare a casa? Dovrei chiamare casa. Non può essere. È la stessa cosa, ogni singola cosa è la stessa. Okabe, devo sapere. Era un sogno. Hai completato la Time Leap Machine, giusto? Se ne sta per andare, Suzua. Deve essere stato un sogno. Ai 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 ai. Ma se era un sogno, perché... Mi stai ascoltando? Certo che è stata fatta, dice Daru. Ok, Sokka. Mi sono ricordato qualcosa da fare. Me ne vado. Questo costerà la vita a Mayuri. Vabbè, non è poi detto che sarebbe riuscito a fare qualcosa. E Suzua lascia il laboratorio senza altre parole. Che cosa c'è che non va con lei? Come se sapesse cosa sta per succedere, no? No, non sta per succedere nulla. Era un sogno, no? Quella improvvisata, quell'assalto. Ma non importa quanto duramente io cerchi di convincermi, non riesco a non sentire questa sensazione, no? Gelida. Non riesco a respirare. Esatto. E ricordo anche queste sensazioni dal sogno. Che abbia fatto la scelta sbagliata. Mi è stata garantita una seconda chance solo per sprecarla. Una sensazione soffice sulle mie dita. Ed è Mayuri che mi prende la mano. E vedo la preoccupazione sul suo volto. E guardo la porta. Se il sogno non era un sogno, allora... Da un momento all'altro... abbastanza sprecata l'occasione, sembra finora. Succede esattamente come mi ricordo. Ah, Suzua è il 42 pollici, dite che è stato quello, Ho capito. Ah, potrebbe essere. Sì. Mi capita esattamente come ricordo. Quattro uomini, Chiaro. Li riconosco. Non c'è modo di negarlo. Ho fatto il leap attraverso il tempo. Era il futuro quello che ricordavo. Dovevo cambiare il presente per fermare la follia che stava per realizzarsi.
Ma mi sono detto che era un sogno e ho sprecato la mia chance di salvare tutti quanti. Ma in alto nessuno si muova, silenzio. Sembra quasi che il tempo si fermi. Gli uomini non dicono nulla. Perché non ho fatto nulla per cambiare tutto questo? Non era questo il motivo per cui ho viaggiato nel tempo? Arrivano i tacchi. Una donna. Kiryu Moeka. Una donna che ha ucciso, che ucciderà Mayuri. Il sogno era reale. Questi erano ricordi del futuro. E sta succedendo perché io non ho fatto nulla per fermarlo. Moeka-san. Chiaro. Se la uccidessi, Mayuri sopravvivrebbe. Sarà dura. Il vero pericolo sono gli uomini dietro di lei. Tre di loro hanno dei fucili d'assalto. E ci farebbero fuori in un attimo. L'unica speranza è che Suzua faccia la sua mossa prima che Mayuri venga colpita. C'è una chance. Esatto, voi tre verrete con noi. Non potete opporre resistenza. Venite con noi. Può fare di diverso, può cercare in tutti i modi di guadagnare tempo. Dove? Non ho parole. Non potete rifiutarvi. Non c'è posto dove nascondersi. Abbiamo uomini in tutta Akihabara. Non voglio ferire nessuno. Eppure voi tre verrete con noi. Perché soltanto noi tre? Non rispondo alle vostre domande. Chiaro. Sì. Sta succedendo ancora. La nostra missione è silenziarvi, ridurvi al silenzio. Il vostro rifiuto di venire non cambierà nulla. Venite con noi adesso. Chiaro. Moeka alza la sua pistola e la punta a Mayuri. Shina Mayuri non è... Non abbiamo bisogno di lei. Voglio gridare stop, ma niente. La voce non esce. Non riesce proprio a parlare. Mi volto verso Kurisu in cerca d'aiuto. E Kurisu guarda Mayuri. E sembra che stia per scoppiare a piangere da un momento all'altro. Guardo Daru, che trema. E anche lui non riesce a parlare. Qualcuno. Anyone. Please. Stop her. Fermate, Moeka. Per CERN, per FB. Per... di nuovo, ma allora? Moeka preme il grilletto. Mayuri è morta. Stesse cose di prima. L'odore del sangue. Daru in ginocchio che urla. Mayuri, l'ultimo respiro. Cerca di dire il nostro nome. Kurisu grida no. È morta. Mayuri è morta ancora. Solo che non sarà facile fare di nuovo un time leap. Cioè ce l'avete fatta per il rotto della cuffia, vediamo. La sua faccia è coperta di sangue. Sulle mani. È caldo. Venite con noi. Niente più avvertimenti. Resistete, vi uccideremo. Sento una voce. Non riesco a capire che cosa dice. È la stessa. Sapevo che ho lasciato di nuovo morire Mayuri. Perché non ho creduto ai miei stessi ricordi del futuro. Lascio Mayuri sul terreno. Mi dispiace Mayuri, mi dispiace un sacco. Ma so cazzi. Mi alzo.
rabbia. Non riesco a resistere. E insomma, faccio un passo minaccioso verso Moeka. Okabe! Kurisu cercherà di fermarci, naturalmente. Non puoi farlo. Lasciami andare. You can't, they'll kill you. Ah, sì. Suzuha. Pistola puntata. Finger on the trigger. Ucciderete anche me? Se resisti. Sta proprio, tra l'altro, rifacendo le stesse cose. Kurisu dice le stesse cose. Altrimenti ti uccideranno. Chiaro. Arriva. Shining finger on the trigger. Sì, è quello che abbiamo già visto. Suzuha fa tutti i suoi number clamorosi. Ta-ra-ta, ta-ra-ta. Sappiamo che pesta tutti in un modo incredibile. Colpi a vuoto. E Suzuha che continua a pestare. E lo stallo. Moeka e Suzuha che si puntano le armi. Mamma mia. Nessuna si muove. I silenzi. Chi sei? 42. Ah, avete ragione. Lo diceva proprio. Il 42 pollici. E mi guarda. TV. So già che cosa intende. Quindi la prossima chance sarà migliore, no? È acceso. Ah, subito nella development. Non muoverti. That's my line, dice Suzuha. Kurisu. Subito, veloce, senza esitazione, a Ledger. Dai, 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 dai. Tornerò indietro. Ma se fallisce? Fai partire senza perdere tempo. Non c'è tempo di discutere. Ok, Mod Snake dallo shelf. Sta arrivando un tizio. Uccideteli. Uccidili, non lasciare che, che la usi. Subito premiamo lo switch. La nube. Impossibile vedere. Sei sicuro, Okabe? Sì che siamo sicuri. Vai, attivata. La scarica. Brighter. Sì, la singolarità si apre. Boom. E adesso bisognerà essere un po' più svegli, eh? Molto videoludica come cosa. Chiama il phone wave. Questa è la realtà, non era un sogno. Via, mi stampo la cosa in testa e mi preparo. One more chance. The shaking begins. Give me one more chance. Ancora una volta, il fenomeno precedente. Ah, è un loop che se non chiamo Mayuri... Ah, ho capito. Cioè, quindi lui rifarebbe la stessa cazzata di nuovo, direbbe di nuovo è tutto un sogno. Ma dai, assurdo. Ah, proprio così. Mi sembra un pochino più... Mi sembra un pochino più sveglio, eh? Solo una cosa conta. Ha funzionato ancora. Chiamo Mayuri. Ah, adesso ci pensa lui a fare la chiamata, mi sembrava logico. Qua ancora un po' sbattiamo su Kurisu. Non mi guardare così. Sì, ovviamente sì, ovviamente sì. Ok, ok, ragazzi, ora succede qualcosa. Non credo di dover fare io la telefonata. Il time leap ha funzionato. Sei un genio. vedete, lo fa da sé. Mayuri. Con quale lentezza? Mayuri, ima dokoni? Non posso rispondere al telefono. Accidenti, la segreteria. Aia. Mayuri. Va male, va male.
Sono passate le 5, bisogna... Dovreste andarvene, tipo. Però, certo, Mayuri... Grazie a Dio per la Time Leap Machine. Mi viene un brivido a pensare cosa sarebbe potuto succedere senza. Ho 3 ore. Beh, pensavo peggio. 3 ore. Prima che Moeka uccida Mayuri. E tutto andrà bene. Un sacco di tempo per scappare. Mi incontrerò con Mayuri e lascerò Kiba. Possiamo andare a Ikebukuro. E se stanno spiando la nostra casa, cosa molto probabile. Sì, dovremmo mollare Tokyo, ma sta per essere tutto bloccato. In ogni caso va tutto bene finché Moeka non la trova. Prima cosa, trovare Mayuri. Che c'è che non va? Sembra un po' stranino. Occhio che... la pelle la rischiano tutti, eh. Andate via di qui, subito, entrambi. Che cacchio... Guardo il portafoglio. 9.000 yen e un po' di spicci. Devo fermarmi a un ATM, a un bancomat, e prendere tutto quello che ho. È un'altra delle tue fantasie? Kurisu non gli dà tanta retta, no? Non ho tempo di risponderle. Esce. La scavalca ed esce. Interessante. Ha poco tempo, d'altra parte. A tutta velocità verso la Yanabayashi Shrine. Ovviamente bisogna un po' riprendere fiato. Ok, ancora caldo. Sudore. Non sono un atleta, lo sappiamo. Ok. La bici. Prima di tutto trovare Mayuri. Notare come ha lasciato lì Daru e Makise Kurisu senza troppo preoccuparsi che questi avessero capito che si devono levare dalle balle. Mayuri ha una priorità assoluta per Rintaro. Forse ritiene di avere tempo di riuscire a fare tutto. Rukako? Rukako! Dov'è Mayuri? Okabe-san. Chiaro. Se n'è appena andata, porca. Sì. Yes. Quando la vedi le puoi dire che mi dispiace, no, per il rifiuto del cosplay, bla bla bla. Preferirei non fare cosplay. I want to disappoint her, too embarrassing. Ok, ok, non è il momento. Prende fiato. Non ho assolutamente tempo di ascoltare Rukako, ci può stare. Ma io ritornato al laboratorio? Certo che sì. Eh certo, beh, questo lo sai per certo. Ma come non ha senso? Si vede che ha fatto un giro lungo e ha fatto delle cazzate, caro Rintaro. E sono ancora 5:30. Non sono più di 20 minuti. Che cacchio ha fatto per 40 minuti? Interessante, eh? Non abbiamo tempo per questo. Non ha detto se stava andando da qualche parte nel frattempo? Non l'ho chiesto. Qualcosa non va? Esatto, dille di chiamarmi immediatamente. Ricordiamoci la frase di Mayuri, quando Mayuri ha detto non sono più un ostaggio. Strana, eh? Ok. Via, via, laboratorio. Potremmo esserci mancati, no? Non c'è nessuno tranne Daru. Kurisu è andato a fare shopping da solo? Da sola? Lo vedo mentre sta ordinando la pizza. Dov'è Mayuri? È tornata? No. E dov'è? Ok, un po' di Dr. P ci sta sempre. Ok. Ora posso pensare. Ma non riesco a rilassarmi, ovviamente. Ogni minuto, ogni secondo è prezioso. Ogni momento che spreco mi avvicina, no? Alla morte di Mayuri. Perché sei così, no? Su di giri? Devo trovare Mayuri. Non è da no. Notani more. Chiaramente c'è irritazione, difficile controllarsi. Uno dei suoi amici cosplay? Qual è il suo numero di telefono? E come faccio a saperlo? Damn. È facile dimenticarselo considerando il fatto che lei è spesso qui, ma Mayuri ed io raramente spendiamo del tempo insieme fuori dal laboratorio. May Queen, insomma, and the Shrine, ed è tutto. Non ho idea di dove diavolo possa essere andata. E May Queen non esiste neanche più in questa worldline.
Ah, ora che lo dici? Sai qualcosa? Ah, il suo telefono aveva la batteria scarica. Ha dovuto spegnerlo. Ancora un'altra sfiga. Non solo non posso contattarla. Potrebbe non accorgersi mai delle mie chiamate, no? No, itai doshitan? Che succede? Dare. Perché sei ancora qui, Daru? Vattene, te l'ho detto. Mi siedo sul divano. Peso dello stress sulle mie spalle e nelle mie ossa. Non poteva, io voglio dire, Rintaro, non poteva dal minuto uno dire è successo questo, questo, quest'altro, ho usato la time leap, succederà questo, questo, quest'altro, via. D'altra parte, Makise Kurisu non è andata via perché l'ha detto Rintaro, è andata semplicemente a fare shopping, quindi sta per tornare. Non me ne andrò senza una buona ragione. Dimmi cosa sta succedendo, man. Uccideranno Mayuri. Ah, un'espressione. In un paio d'ore quelli del Sen arriveranno qui e uccideranno Mayuri. Vattene finché sei in tempo. Davvero? Puoi contattare Kurisu. Dillo anche a lei. In due ore, come fai a saperlo? E il Daru stesso arriva alla risposta guardando la Time Leap Machine. L'hai usata? Sì. Via, calciato fuori Daru dal laboratorio e spedito a casa. Mi ha promesso di chiamare Kurisu e dirle tutta la storia, no? Di stare all'hotel. Ma poco dopo è lei che mi chiama, no? Sono un po' di sforzi, ma alla fine la convinco a fare come dico. Ora devo solo aspettare che Mayuri ritorni. Sappiamo che ritorna prima. Ho pensato a cercarla, ma è troppo rischioso. Potremmo di nuovo mancarci, no? Come abbiamo fatto prima. Meglio aspettare davanti all'edificio. E mentre lo faccio, cerco di convincermi che andrà tutto bene. Mayuri ritorna alle 6:30. E c'è circa un'ora prima dell'attacco di Moeka. In un'ora possiamo prendere il bullet train from Tokyo Station. Attenzione, attenzione all'attacco, all'allarme. È il piano migliore? Forse dovrò andare a Yokohama, bla bla bla, in un hotel. Posso pensarci dopo che Mayuri sarà in salvo. La Time Leap Machine non importa, Moeka se la può prendere. Ma Moeka vuole anche voi perché vi vuole silenziare. In realtà c'è un bel problema, perché poi dopo l'orario X è tutto da improvvisare con questi tizi che sono armati in giro per Akihabara. È vero che previene la morte di Mayuri, ma devi avere un piano. Sudore. Hurry back, Mayuri. Suzua. Suzua e Mr. Brown, eh? Stanno chiudendo. Certo, ho dimenticato Suzua. Che stai facendo, Okabe Rintaro? Nulla. E questo mi ricorda che ha tirato giù 4 uomini armati durante l'attacco. Non riesco ancora a crederci. Come cazzo fa una 18enne, no? A imparare delle mosse in quel modo? E lo strano comportamento immediatamente prima, appena sentito dell'allarme bomba, come se sapesse qualcosa, che qualcosa sarebbe accaduto. E la storia del padre, no? Tutto su di lei è un mistero. Bravo Rintaro che te ne sei accorto adesso. Chi cacchio è Amane Suzua? Ti stai preparando per la festa, eh? Come fai a sapere che avremo una festa? Mayuri, me l'ha detto prima per invitarmi, è venuta prima per invitarmi. Spero che ci sia posto anche per me, perché... Non puoi. Sono un piccio? Vi rompo le balle? No. Evidentemente sono ancora un outsider. Digli la verità, Rintaro. Non è questo. Dai, anche Tennouji. Glielo devi, no? Chiaro. Il suo ombelico. Si è rivestita, naturalmente. Che pervertito. You dirty old man. Non c'è più il party, cancellato. Ti prego, vai a casa oggi. Ma in realtà hai molto bisogno di lei, è l'alleato ideale, è la persona a cui dare tutte le informazioni, perché sta qua è una super ninja, pesta tutti. Questa è una sciocchezza, un errore.
e sa cose che tu non sai, evidentemente. Ti può aiutare in modo incredibile. Chiaro. Okabe. Nani o shiten no ka tomokaku. Un consiglio, no? Gentile, da parte di Tennoji. Pensavo fosse solo un vecchio porco che ama i cerretti. Forse è più sveglio di quello che pensavo. O forse semplicemente non vuole che io faccia tremare ancora il palazzo, va bene? Ok, ho litigato Mayuri, le cose... Ok. Rintaro, stai sprecando un'occasione d'oro. Questa è la migliore menzogna che riesco a tirar su. Ci sarà del sangue, pesissima, questa domanda. Sangue. Look over there. E Suzu ammira, indica, scusate, dall'altra parte della strada. E c'è Mayuri. Con una grande sporta. Aspettate un secondo, mi devo soffiare il naso. Abbiate pazienza. Adesso mi muto. E mi tolgo anche la faccia. Rieccoci. Ci sono. Arrivo. Non vedo niente. Ci sono. Mi idrato. Oh, Jesus. Andiamo avanti. Ciao, Gabriele. Ok, sorridente, Mayuri, eccola qui. Sembra molto felice di vederti. Ma perché hai dovuto mentire, Rintaro? Via, subito da Mayuri. Effetto speciale. Sono le 6.33. Dove stai andando? Cioè, notare che è tutto diverso, eh? Cioè... Che rischio. In realtà la cosa da fare era, appena ripreso, immediatamente usare di nuovo la Time Leap Machine per andare molto più indietro. Quella era la cosa da fare, non giocarsela in queste tre ore così male. Anche perché se perde la Time Leap Machine ha finito. Ho sprecato tempo prezioso a parlare con Suzua. Ora che ho messo al sicuro Mayuri, dobbiamo andare più lontano possibile da Kiba. Che è tutta sta fretta. Prende la mano e via. Alla stazione. Saranno cazzi amari, ci sono uomini da tutte le parti. E Suzua? Corri e basta. No, non riesco a togliermi dalla testa l'immagine di Mayuri morta, no? Della morte di Mayuri. Non voglio lasciare che la uccidano, ovviamente. Mayuri non fa ulteriore resistenza. Mi segue in modo obbediente. E va alla mia stessa velocità. Anzi, mi dimentico che è più veloce di me a piedi. Dove stiamo andando? Questo ormai gli viene un infarto. E andiamo prima a Tsukuba o Yokohama. Questo è già schiatta. Lelouch. Mayuri, however, might as well be strong along for the difficulty she's having. Come fa ad essere così dizzy e così atletica allo stesso tempo? Eh sì, è il suo ostaggio davvero. E corrono insieme in un disegno non proprio dei più belli della storia dell'umanità. Le orecchie che sono venute fuori a Daru e sì, a Rintaro, sono qualcosa di incredibile. Ma notiamo le calze a rete di Mayuri. Ok, c'è il tramonto. Corriamo per le strade, negozi. Quanto te la sei giocata male, secondo me. Ok. Già stanco. Mayuri praticamente lo trascina. Non dovremmo riposarci. Non finché non saremo sul treno. Fa di tutto, no, Rintaro, per tenere il passo. Ma, oh Karin, stai sudando. Non dovresti sforzarti così. Non sei bravo, nell'esercizio fisico.
Rintaro, te devi dare una ripigliata, porca zozza. Cioè, io non lo so, ma io dico, ma tre cose ti devi ricordare. Ma zio, veramente, ma vai indietro subito nel tempo ancora di più. C'è qualcosa di strano, ma dai, la stazione Packed, seriously Packed, you don't see this many people, bla bla bla. Ah no, è la folla, scusate, è Packed di folla. Ah, beh, è Packed di folla perché è chiusa, eh. Nessuno entra, certo. Una protesta. Dai, ma lo sai cosa sta succedendo, Rintaro, ma che problemi hai? Ma se non hai tempo, ma so cazzi, tu è lo stesso. L'annuncio. Attention, Yamamoto e Sobulan sono suspended. Non è che Moeka improvvisa. Ci crediamo, scusa, sinceramente. Chiediamo la vostra cooperazione. Ah, bravo Rintaro, benvenuto. Finalmente realizzo il mio errore. That's right, before the attack, the trains were stopped by a bomb threat. Ci credo che c'è tanta gente. Ma Yuri morta diventa Frambo in un'altra linea temporale. Figo, ci sta di brutto, ci sta di brutto. Ma a me sembra più che altro una precauzione, mi sembra la loro strategia, no? Andiamo, andiamo. Mi domando cosa sia successo. Non possiamo scappare da Akiba. Vecchio, tu devi andare alla Time Leap Machine. Ma io non so come dirtelo. Vai alla Time Leap. Un uomo ferma la nostra. Sono morti, game over. Sono circondati. Okabe Rintaro. Okabe Rintaro. Una voce bassa, una faccia che non ho mai visto. Non è uno dei cinque che hanno fatto irruzione. Ma ha detto che c'erano i suoi uomini ovunque. Conosci questa gente? Ma Yuri, insomma, non è proprio dell'umore. Vieni con noi, vabbè. Chi siete voi? È chiaramente grabba. Qua sono, tutto un grabbare di arms, di braccia. E cerca di scappare, ma figurati. Se resisti ti ammazzo. Vabbè, dai. Il CERN. Sono con Moeka, ma lo sapevi? Lo sapevi? Hai perso Rintaro. Ma lo sapevi? Sì, ne hai avuti dei brividi lungo la schiena. Un terrible mistake quando avete hackerato il CERN, soprattutto considerando che in realtà eravate già hackerati voi dal CERN. Realizzo che è troppo tardi. Non ci uccideranno, però può giustamente immaginare con tutti questi testimoni intorno, no? Non è un gioco. Qualcosa di freddo sulla schiena, sarà una pistola, eh? All'inizio non riesco a capire, poi mi colpisce, è una pistola. Cazzarola, I gulp, my blood goes cold. Morirò qui? Hai fatto un time leaping per niente? Cioè, non posso arrendermi. Non lascerò morire Mayuri, ma non riesci neanche più a correre. Non accetterò quel futuro. Ma come cacchio faccio a cavarmela? La folla, ancora più densa. Casino, litigi con il personale, vogliono sapere, insomma, disagi, disservizi. Poi in Giappone non è certo una cosa usuale, però la situazione diventa caotica, anche il fatto che diventi così caotica, forse. I giappi magari sono un po' più polleggiatini. E subito c'è una rissa, come se qualcuno stesse cercando di passare, no? Questa potrebbe essere la nostra chance. Un sacco di persone. L'uomo che perde l'equilibrio. Now! È anche partito un colpo, eh? Man's hand aside. Ok, lì si libera della mano. La sua pistola cade. L'uomo viene inghiottito dalla folla. Che forse la cosa migliore è mollarla, Mayuri. Non gliene frega niente a loro. È dura. Si torna al laboratorio. Non possiamo farlo perché Moeka sarà lì a breve. La subway. Questo sta per schiattare. Ho mai sentita questa colonna sonora?
Doesn't take long before un nuovo ostacolo. Quattro uomini. Non suona bene. Non sembrano degli otaku. Saranno del CERN? Certo. Vecchio, cioè, hai perso. Nemici da tutte le parti. Una stradina. Cerca di arrivare alla sua Hirocho Station senza usare le strade principali. Passano Pix. Uomini ovunque. Anche questo è il CERN. Ma quanti cazzo sono? Cerca di cambiare direzione. Dice a Mayuri, tu vai più veloce. Corri più in fretta. Non ce la fa più. Non riesce neanche più a vedere perché ha del sudore negli occhi. E le dà le direzioni, no? E vede degli altri uomini, no? Che succede, Karin? C'è una sola cosa che può succedere adesso. Ocarin si arrende, fa in qualche modo arrivare Mayuri al laboratorio, così che magari non ci arrivi neanche Moeka. No, beh, ci arriva perché vuole la Time Leap Machine, ma non importa. E noi continueremo a giocare come Mayuri. Ma Mayuri in realtà non sa niente, non sa un cazzo di niente, quindi che cazzo. Boh, vediamo. Circondati da nemici. Agenti del CERN ovunque. Mi ricordo quello che ha detto Moeka. Adesso te lo ricordi, zio. Non potete scappare. Siamo dappertutto. Disperazione. È impossibile scappare. Sei un pollo. Chiaro, ovviamente. C'è una sproporzione di forze. Eravamo condannati fin dall'inizio. Vediamo. In mezzo alla strada. Investito, fantastico. Sbalzato molti metri, corpo doloroso. Sì, dolorante. Fatto malissimo, ora schiatta. Una tenda rossa copre i miei occhi. Sangue. E anche Mayuri è a terra, a pochi metri di distanza. La raggiungo. Mayuri. Ben, non c'è risposta. È morta pure qui. Mayuri è motionless, ma... cioè, è rintana. Stagiro l'ha direttamente buttata sotto una macchina, geniale. Il lipato l'ha uccisa. Voglio sapere come fa questo a non essere il game over. Si apre la portiera della macchina e fuori esce. Fra tutti, la super sexy Moeka. Ancora lei. Conosceva l'esatto momento per essere qui. Così da investire Mayuri. E mettere al sicuro Okabe-kun. Voglio dire Okabe Rintaro. Sta parlando con qualcuno al telefono? Ci stava seguendo da tutto il tempo? Contattate la polizia? Shina Mayuri è morta. E mi guarda con occhi che potrebbero congelarmi il sangue. Perché l'hai uccisa? Plurime volte. Perché hai corso? Mostro. Con le ultime forze si lancia verso Moeka. E la butta a terra! Violentemente! Oddio. La stordita! Ma ci sono agenti del CERN che si fanno strada. Devo andarmene. Dolore, ovviamente, avrà delle ossa rotte. Sì.
Ma come cazzo fai ad arrivare alla time leap? E poi come hai fatto a stendere Moeka messo così? L'unico modo per salvare Mayuri. Do un'occhiata indietro al sito dell'incidente e Moeka si sta ripigliando. Chiaramente Mayuri rimane motionless. È chiaro, non hai scelta, devi andare, devo andare. Back to the lab. Ma come fa con una gamba rotta? Dai, ma come cacchio ha fatto che non riusciva a trovare un angolo senza guardie? Adesso era circondato, c'ha una gamba rotta, ha steso Moeka e si teletrasporta al laboratorio. Ma sta parte, ragazzi. Ragazzi, veramente ma, proprio ma. Che stronzata. Vabbè, Fighting the Pain of a Broken Leg and Man Who Drove Himself to the Lab, come no? Sorprendentemente, gli uomini del CERN non mi hanno inseguito. Da questo punto di vista si potrebbe capire che l'obiettivo degli uomini del CERN era uccidere Mayuri per qualche ragione, però che non l'abbiano seguito è strano, strano, strano. Ci saranno dei motivi, ci saranno dei motivi. Sì, Moeka che è andata face to face con Suzu, comunque andiamo avanti. Però in ogni caso lei voleva mettere al sicuro, e cioè prendere Rintaro, Daru e Makise. Qua l'hanno lasciato andare. Vabbè, lo scopriremo. Le luci sono ancora accese. La TV? La TV? Ok. Tutto dolorante, naturalmente, dove, soprattutto dove è stato colpito. Se non fa attenzione potrebbe perdere conoscenza. Fa fatica a vedere, è difficile concentrarsi. Braccio sinistro si riesce a malapena a muovere. Attiva l'X68000 dentro i settaggi. Eh sì, è molto molto messo male, Mayuri. L'hanno ancora una volta uccisa. E tre. I'm sorry, Mayuri, I'm sorry. Ok. Polizia? Moeka ha colpito Mayuri davanti a centinaia di testimoni. È chiaro che la prenderanno. Avrà un po' di casini, per qualche ora almeno. Il vero problema sono i suoi uomini. Mercenari o quel che sono. La squadra del CERN. Perché non mi hanno seguito? Insomma, non sarebbe stato difficile per loro prendermi, no? Devo fare in fretta. Mi ucciderebbero senz'altro. Set incompletato, headgear. I'll get blood on it, ma insomma lo sporcherò di sangue, ma non importa. E se fallisce? E se iniziano ad esserci dei casini? Lo sai, però hai visto che funziona, potresti pensare che... Ma davvero ti stai chiedendo se lo devi fare, Gesù? Chiaro, dai, Gesù. È logico. Maledico la mia debolezza. Mayuri è morta. Eh sì, è già un bel po' di volte oggi. Non posso lasciare che succeda. Ma non riesci ad andare un po' più indietro nel tempo? Solo io posso cambiare il passato. Cosa sto aspettando? Vediamo, la TV quindi è accesa? Ok, è accesa. Le 16:17. Chiaro, i soliti sintomi che conosciamo molto bene. Chiaro. Nausea anche. Ed è seduto sul divano con il telefono nelle orecchie. Un altro time leap che ha avuto successo, sono tre. Sembra che funzioni perfettamente. Sicuramente darebbe una gran botta di confidence a Curisola. Ma prima risolvere la situation. Fai l'unica cosa che devi fare, Rintaro. Rifallo subito. Non gridare.
Ah, si stava riposando, dopo aver lavorato tutta la notte. Dov'è Mayuri? Aspettate, what's wrong with you? She went to Ryuka? Ok. Non ha guadagnato tanto tempo, Se n'è già andata. Devo chiamarlo, mandare una mail? Forse ricorderai che il suo telefono... Rintaro. È vero, qualcuno è andato a vedere qualcuno, un'informazione che sarebbe stato bello avere, ma non sappiamo chi. Pensa. Considera ogni possibilità. Perché me lo sono dimenticato? Ma in realtà... di chiederlo a Mayuri. Però vai tu a sapere. Questo glielo perdoniamo. Non sto pensando in modo lucido, devo darmi una calmata. Aspetta, lo so. Ok, l'ultima volta abbiamo fallito perché siamo andati alla Chiabra Station. Avrei dovuto sapere che il CERN stava tenendo tutto sotto controllo. Un taxi per un'altra stazione, nascondersi da qualche parte. Ok, si tratta di aspettare il ritorno di Mayuri. Non ho le forze di spiegare la situazione a Kurisu e Daru. E comunque non li voglio coinvolgere. Ci penserò io, non lascerò che nessuno dei miei amici muoia. Non è una bella idea questa, però. Arriva Mayuri. E corriamo verso Kanda Myojin's Backstreet to Ochanomizu Station, solo prendendo minime precauzioni per evitare di attrarre l'attenzione. Dobbiamo farlo prima che la Sobuline venga chiusa. Ce la facciamo. Anche se vede dei tizi del CERN. Cambia il piano. Shinnochoe Subway Station. Un'altra direzione, quindi. E ci arriviamo più tardi di quello che avrei voluto. Non ci vengo spesso e quindi mi sono un po' perso. E guarda nervosamente l'orologio. Sono già state sospese le linee. Ma non la Chiyoda Line. No, anche la Chiyoda Line. È chiaro. Un po' di protocollo di sicurezza. Damn. Ma Yuri non ha detto nulla del mio strano comportamento. In tutta questa menata, Kurisu e Daru, così. Ma perché non gli viene in mente di fare un altro time leap, poi un altro time leap fino al momento in cui è possibile, no? E non si possono fare dei time leap più lunghi, questo non me lo ricordo, forse non ho specificato il motivo per cui il tempo era così ridotto, cosa sono 3 ore, qualcosa del genere. Davvero si fida di me così tanto? Forse riesce a sentire la mia disperazione. Ed è per questo che la voglio salvare così tremendamente. È da più di 10 anni che siamo insieme, come una piccola sorella per me. E farò tutti i leap che servono. Insomma, ti sei allontanato dal laboratorio. La sta fissando. Ma io c'ho un sacco di domande, ma per ora aspetto. Ma quando sarà finita voglio che mi racconti tutto, ok? Te lo prometto. E sorride, felice di questa risposta. Ok. Nel frattempo che aspettiamo dovrei chiederle che cazzo ha fatto oggi. Nel caso dovesse fare un altro leap, ho bisogno delle informazioni, di tutte le informazioni che posso ottenere. Ma come diavolo fai a tornare al laboratorio? Ma... Dove sei andata dopo che hai visto Rukako? Ho ricevuto una mail da Fubuki-chan. E si era rotto qualcosa nel suo costume. E sono andato a fissarla, a metterla a posto. E dove vive Fubuki-chan? Ah, ci siamo beccati a Starbucks, a 2PX, ok. Ecco dov'era. Attenzione, la Subway riassume, riprende le operazioni normali. Sono passati 20 minuti da quando siamo arrivati. Non mi aspettavo di perdere tutto questo tempo, ma va bene. In questo momento Moika dovrebbe essere ad Akihabara, diretta al laboratorio. Tutto andrà bene, ma non fai più time leap, Vets. Ok.
Ok, possiamo arrivare a posto X e a posto Y per quello che ne sappiamo. Attenzione, arriva il treno. Non ho capito che cosa abbiamo fatto davvero con... Ok, hanno detto che non si possono mandare i ricordi più dietro di 2 giorni. Non si possono fare time lapse consecutivi perché mandare dei ricordi troppo diversi rispetto alla mente in cui arrivano potrebbe fare impazzire o diventare scema la persona che li riceve. Ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Sì. Quindi è stato giustificato, è stato giustificato. Va bene, va bene, va bene, va bene. Tra l'altro, giusta domanda, Zack. Come ha fatto ad aver ricevuto una mail se il telefono era morto? Vabbè, forse non era ancora morto e poi è morto. Ok. Ma in tutto questo, ma Kurisu, Suzua e Daru, a cui non è stato che noi sappiamo detto nulla. Diamo per scontato che abbia detto loro qualcosa, ma... Ok. Dice qualcosa a proposito del party di stasera. È stato cancellato, ma dovremmo davvero... E qualcuno grida Mayuri. E Mayuri scompare. Gesù. Ma che cacchio? Ma è una gag. Cioè, è una cazzo di gag. E qualcuno la lancia. Sotto il treno. Sta assumendo dei connotati comici. Insomma, è stata spappolata dal treno. Di chi era quella voce? Di qualcuno che la conosce? Ma... Non era Moeka. Non sembrava, ma potrebbe anche essere. Scintilla, il treno che si ferma. La gente urla, naturalmente. Mi volto dove Mayuri era fino a un momento fa. E qui c'è una familiar girl. Tiny, adorabile. Una cute black... What? No. È una gag. Ma dai. Nae. Ma vai a zappare. I suoi occhi sono spalancati. Le sue labbra tremano. Ha solo visto. Ha solo visto. Cioè, non ho capito. È Nae che ha spedito Mayuri sotto il treno, credo. E ho visto Mayuri... Ma che gag è? C'è un'inevitabilità. La morte di Mayuri non ha senso. Comunque vadano le cose, lei deve morire. Volevo soltanto farle una sorpresa. Vezza, l'hai spedita. Questa espressione, questa inquadratura sembra un mostro. Non l'ho fatto apposta, non l'ho fatto. E scappa via. Chiaro. Non inseguo Nae. Do un'occhiata nel gap fra il treno e la piattaforma. Proprio il senso del pulp. E c'è un bagno di sangue, di rosso. Ed è tornato al laboratorio. Non ricordo neppure come sono tornato al laboratorio. Questa, la faccenda sta diventando stranina, ma stranina, stranina, stranina assai. Cioè... Siamo in una situazione nella quale Mayuri non può che morire. Questa cosa è totalmente paradossale, cioè. E lui non può che tornare al laboratorio, perché anche questo gli riesce sempre, senza nessun senso, come prima quando aveva la gamba rotta. E sembra davvero un loop. E non sembra spezzarsi, o forse si spezza salvando Mayuri, ma diciamo che non c'è ancora riuscito. Quindi il time leap funziona, ma sembra anche fare dei bei casini. Il gruppo di Moeka dovrebbe essere già venuto e andato via, ma la time leap machine è ancora lì. Dovrei essere grato, ma anche un pochino insospettito. Cioè, la faccenda a Rintaro inizia ad essere strana.
Per qualche ragione faccio fatica a ricordarmi il mio stesso numero di telefono. Rintaro si sta friggendo il cervello. Almeno ce la fa. Adesso take me back. Sì, ma Rintaro... Tetro ha detto che la sua macchina del tempo ci mette un'ora di tempo del soggetto per viaggiare 10 anni. Non so se la mia si comporta allo stesso modo, ma non è il momento di scoprirlo. 10 anni. Non ho niente da fare così indietro. E comunque sentire curioso fare un time leap too far nel passato potrebbe causare disordini mentali, previa del gap di personalità e memoria. Ma Yuri canta la sua canzone Cina del Pollo. Anche se sta mangiando del pre-cooked chicken from the convenience store, al posto del suo usual juicy chicken number one. Ha dovuto cambiare perché non c'è il microwave, ok. Che ora è parte della time leap machine, ma... Ho fatto bene a tornare indietro 5 ore. Ah, l'ha fatto il rischio, l'ha fatto. Il rischio. L'ha fatto, non fate spoiler, comunque non sto praticamente leggendo la chat. Se l'è preso il rischio. Ma Yuri è ancora laboratorio. Ma che cacchio era successo? Cerco di ricordare quella scena orribile, quella di Nae, che non ha un cazzo di senso. Ma Yuri è morta ancora. Alla stazione di Shino Changemon Station, un posto completamente irrelato con tutto ciò che abbiamo visto prima. E Nae, la spinta sui binari. Ma dai. E quello sguardo terribile. Nae lavora per il... Nah. Sì, Nae ha questa abitudine, no? Di fare... Hey, no? Di saltarle un po' addosso, così... Era il suo solito modo di fare. È una bambina pericolosissima, evidentemente. Ma perché ha scelto quel preciso momento? Non lo so. Percepisco della malizia. Percepisco della malizia anch'io. Sei in un loop, qua non se ne esce. La malizia di chi? È come se il fatto stesse giocando un gioco crudele con noi. Comunque sia, tutto quello che conta è che ora ho un'altra chance. Devo agire. Va bene ragazzuoli, ci fermiamo qui, è vero, da portare a fare arrampicare, sì. vedete, quindi Nae non è poi così strana. Sì, perché sono veramente stanchino. Ci salvo. Salvo. Ma pensa. E vi do appuntamento a lunedì alle ore 14:30, quando riprenderemo il nostro percorso, sperando di spezzare questo loop e sperandosi che io mi sia ripigliato così da stare bene e non avere problemi. Il titolo Necrosi Metafisica un senso ce l'ha, e in effetti sembra proprio avercelo, ma avremo le spiegazioni con il tempo, me lo sento, anzi direi che lo diamo per scontato. Grazie mille ragazzuoli, grazie per aver seguito. Non credo domani di fare video, quindi vi auguro un buon weekend. Ci vediamo lunedì. State bene.